I dati del Sole 24 Ore sono impietosi per quanto riguarda la qualità della vita dei bambini a Taranto. Taranto è collocata tra le ultime province d'Italia e purtroppo che Taranto non sia una città a misura di bambino lo vediamo girando qui e lì per la città. Ci troviamo ora al quartiere Salinella in piazza San Lorenzo e vedete appunto questa era una piazzetta in cui c'erano i giochi per i bambini, erano ovviamente rotti in una situazione di degrado, sono stati appunto rimossi con l'impegno, la promessa che a breve sarebbero stati rimessi, ripristinati. Voi li vedete? Io no. Ecco cosa si offre ai bambini di Taranto, il nulla. Al limite quei giochi per bambini, quegli strumenti fossero stati riparati, ma se proprio non era possibile ripararli, almeno degnatevi di sostituirli. E poi si parla di problematiche sociali, di bambini a rischio, ma noi neghiamo il diritto ai giochi, alla vita ai bambini. Ecco com'è ridotta questa piazza, oltre la sporcizia che vi abbiamo fatto vedere, il deserto assoluto. Qui c'era una piazza, un'area in cui erano appunto allocati i giochi, vedete cosa c'è. Voglio dare il sorriso ai tarantini, voglio far vivere i bambini, chiudendo quel mostro, perché là quel mostro uccide con l'aria ammorbata, ma facendo anche sì che i bambini possano godere la loro infanzia e insieme a loro i nonni, i papà, così tutti intorno in questa piazzetta. Rendiamo vivibile la nostra città. Luigi Abate, sindaco, Taranto senza Ilva.